siamo e arriviamo proprio a 35.000, 40.000. Tu in penny, tu impari a guidare senza wheelie machine. Ok. Oggi insegnerò a Nicole, che è la mia ragazza, ad andare in moto con il supporto di Daisy, che non vedete sul canale da un sacco di tempo. I veterani se la ricorderanno. Ma dov'è Daisy? Ci ho litigato. Che fine ha fatto? Abbiamo litigato. Daisy sa già andare in moto. Chi di voi c'è dagli albori? Da che anno? Te non esistevi, aspetta, neanche. Non ti avevano aspetta, ancora concepita. Aspetta, lo so. 2018. Ma che ci conosciamo? No, che facevamo i video. Ah, sì. Io ho visto quello del 2018 della moto, da quelle grafiche. Ha 1 milione di visualizzazioni. Davvero? Faccelo cazzo. Daisy sa già andare in moto, più o meno. Grazie. La Nick invece non ha mai provato. Proprio perché non ha mai provato e ho brutte esperienze. L'ultima volta che ho insegnato a una ragazza ad andare in moto, ovvero mia sorella, è successo questo. Occhio, occhio. Scusa Ivi, non ce l'ho. Ti sei fatta male? No, solo la moto. Oggi andremo ad utilizzare la wheelie machine, che è il macchinario per impennare senza ribaltarsi e che ti evita di cadere a destra e a sinistra. Così almeno, dato che non tocca sul capo, almeno con questa può evitare di cadere. Poi magari la togliamo e Daisy prova a impennare. Dopo vediamo. Scarichiamo tutto questo ambaradam. Ci vuole più tempo a smontare tutta sta roba che a insegnarti ad andare in moto, lo sai? No, no. Montiamo la moto sulla wheelie machine e poi possiamo iniziare. Perché fa cazzo? Qua ogni volta è un po' un trauma. Cosa ne pensi? Pensa, non penso. Anche quando l'ha vista mi ha detto devo provarla. Esatto. E oggi proverà a impennare. Ma io direi, facciamo sto video. Se va bene, chiediamo un tot di like e provi a impennare. 35.000 like, ti insegniamo a impennare. 35.000 like, la Daisy imparerà a impennare. Abbiamo montato tutto. Abbiamo. Questo cavo d'acciaio verde che vedete in realtà serve per impennare, quindi lo togliamo, che in questo momento non ci serve e romperebbe solo le palle. Poi magari vi spieghiamo come funziona. A parte che la Niki aveva i pantaloni lunghi, ha messo quelli corti perché sta morendo di caldo. Però Ivan mi ha assicurato che è impossibile cadere. Cioè raga, mi spiegate come fai a cadere con una roba del genere? Cioè io ti giuro che se riesci a cadere con sta cosa ti regalo la moto. È impossibile. Vedrai. La scaldo un po'. Tu preparati psicologicamente. Con sta cosa non si può proprio cadere. È proprio per questo che la stiamo utilizzando, per fare le cose in sicurezza. Io sto con Nicole da 3 anni e in tutti sti anni non è mai salita su una moto. Cioè nel senso, dietro di me sì, ma non ha mai provato a guidare niente. Quindi davvero oggi dobbiamo partire dalle basi delle basi. La faccia della felicità. Prima di entrare nel vivo della situazione però vi voglio dire che questo video è realizzato in collaborazione con Insta360. Infatti, come ci sta facendo vedere la Niki, oggi sul casco utilizzeremo la Insta360 RS. E per chi non lo sapesse, la particolarità di questa action cam di Insta360 è che praticamente apriamo qua, questo è il modulo batteria. Allo stesso tempo si può scomporre anche in questo modo. Possiamo decidere se avere il display davanti o il display dietro. E raga, questa roba è una figata, perché se avete l'action cam così dovete guardare di qua. Se invece come nel mio caso avete bisogno di vedere il display proprio di fianco all'obiettivo, fate così, tac, e ve la mettete sul casco. E a casa tra l'altro ho anche il modulo 360 gradi. Ma a proposito di 360 gradi, abbiamo qui con noi anche la Insta360 ONE X2. Fa vedere quanto è bella, che andremo ad attaccare alla wheelie machine. Con questo sembra che hai un drone che ti segue, bro. La One X2 la attacchiamo alla wheelie machine con questo aggeggio che mi è stato fornito sempre da Insta all'interno del kit per montare le loro videocamere sulla moto. La attacchiamo così. Ringraziamo ovviamente Insta per aver sponsorizzato questo video e adesso possiamo iniziare. Ovviamente tutti i link per i vari prodotti di Insta360 li trovate nella descrizione di questo video. Potrebbe esserci anche qualche promozione. Inizia a esserci un po' di tensione nell'aria, devo dire. Non so se lo potete percepire dal video, ma ve lo posso assicurare. Oggi sarà la Daisy che gli spiegherà come usare la moto. Raga, moto o moto? Adesso ti spieghiamo in modo generico un po' tutte le varie funzioni della moto. Anzi, prima facciamo che ti indichiamo ogni singola cosa e tu devi dire cos'è. Ci proviamo. Questa cos'è? La wheelie machine. Questa cos'è? Sandbar. Questo cos'è? Slider delle pedane. Questo non è lo slider delle pedane. Ma la cosa arancione cos'è? Pedana. Brava. Questo cos'è? Freno. No. La frizione. La Vespa sono due freni, cosa ne so. Questo cos'è? Il freno. C'è la Daisy che ti sta mettendo timore, Anteriore. Brava. E quindi se quello è il freno anteriore, ce n'è uno posteriore che si usa con il piede. E dov'è? Questo. Brava. Tu hai la patente della macchina. Sì. E quindi sai com'è il concetto acceleratore, freno, frizione, marce, tutto. Quando senti che la moto va su di giri, cambi. Cosa devi fare quando devi cambiare? E la Daisy è lì così, guarda.
lascio l'acceleratore. E qual è l'acceleratore? Perché in effetti non l'abbiamo detto. Ok. Metto la mano sulla frizione, così. E poi metto il piede sul cambio delle marce. E la molla di colpo. Sulla leva del cambio. Sulla leva, qual è? È vero, non l'abbiamo detto. Ci siamo dimenticati un po' tutto. Abbiamo già sbagliato tutto. Questa. Infatti tu hai messo le scarpe nere apposta per non buttare quelle bianche. Ma sono orribili, non sono mie. Ero piccola quando le ho prese. Allora sono tue. No. Ma devo fare piano a mollare l'acceleratore. No, devi far così. Per partire tu hai la prima che è in giù. E poi tutte le altre in su. In su. E per scalare? In giù. Ma io come mi ricordo in che marcia sono? È difficile. Adesso direi che puoi metterti il casco e vediamo. Okay. L'accenderai tu, eh. Ecco, non so accenderla. Non mi hai spiegato. Guarda che non abbiamo detto un cazzo. Ma Daisy, cazzo, io ho chiesto a te di venire a aiutare. Parli tu? Stai zitto. Allora, io mi ricordo che c'era una manovella da tirare in fuori e da schiacciare forte. Però non Ah, ok, pensavo la manovella tipo motosega. Questa. Brava. Brava. Tirala fuori. Come si fa? Devi far così. Ok. Poi col piede fai frum forte. Come? Frum. Hai una cosa che ti faciliterà la vita di brutto. Perché con la wheelie machine non puoi cadere a destra e a sinistra. Io mi ricordo quando lei aveva il TM125 che stava imparando a guidare. Non vi dico le volte che andava per terra. Qui sono sgolata tantissimo. Sgolata non lo sentivo dal 2016 comunque. Quando sono caduta nel 2016. Sono sgolato, bro. A te, mi raccomando, se devi cadere girati di schiena così almeno non rovini la Insta360. E chiudi gli occhi soprattutto. Esatto, chiudi gli occhi, mi raccomando. Vai, è il tuo momento, sali. Ok, ci sei? Passo, andato. Ma come stai bene però? Guarda, puoi mettere nella biografia di Instagram hashtag biker girl. Brava. Minchia, i dissing. Occhio a non bruciarti con lo scarico. Prova a accendere. Ma devo tenere schiacciato qualcosa. Ok, sei in prima. Se sei in prima cosa devi fare? Tirarlo in su e sono in folle. Vai. Ah, okay. Ok. Aspetta. Quindi si deve alzare la marcia dalla prima alla seconda. Sì. Devo fare prima, folle, seconda. No, perché non lo senti. Ok, allora non devi rimanere accelerata. Perché? Cosa succede? Perché sennò. Hai capito? No, ho paura, io non voglio scendere. Sto piangendo io. Vai, spiegati te adesso. Ok, dai, no, Ivan, io non ce la faccio. Vai. Accelero tipo piano piano. Dobbiamo mettere in prima. E devo andare in giù. Sì, piace la frizione. La metto in prima. Ok, adesso non lasciare di colpo la mollo piano piano e intanto accelero. Per qualsiasi cosa, Nicole, veramente, tira la frizione e frena. Mi raccomando, non mollare la frizione, non accelerare, perché sennò non riusciamo neanche a prenderti e ti schianti. Mi stai solo facendo terrorismo psicologico. Piano piano molli la frizione e acceleri un pochino. E devi tirarla però la frizione, Nicole. No, sentivo che si stava ribaltando. È come con la macchina, quando ti devi... Insomma, la macchina ce ne ha 4 di ruote. Ma cosa c'entra? Tu ne hai 5 ora. Anzi, in realtà ne hai 6, perché sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Oh, ma sei brava comunque, E ormai posso comprarne una. Quindi, punto 1, fai così, fai così. No, no, non si gira, non si gira, non si gira. Ricordati che sei bella larga con la wheelie machine. Non andare a sbattere contro il marciapiedi. Proviamo. Accelera. No. Ho troppa paura, voglio scendere. Allora. Io ho già paura. Di meno, Nicole, sei pazza. Ribaltiamo. Devi fare il giro. Tira la frizione. Amore, non puoi cadere, è inutile che cerchi di mettere. Ho troppa paura. Non sono mai salita su una moto. Ho capito, ma. Ma non è. Vedi? È tutta così. Sì, ci impiegheremo un minuto, cheat. Ho paura, non mi piace guidare. Sto per piangere. Vai, accelera. Ma vaffanculo. Perché vaffanculo a me? Tu un anno fa mi hai detto: voglio chiedere a mio papà di fare il pilota. Sì, ma di macchine non ho di capito, moto. Ma. Rispetto per tutte le ragazze che vanno in pista, eppure in moto. Per i ragazzi no. È tutta colpa tua. Grazie. Allora. Meno male, uso sul casco, non si vede che sto piangendo. Non possiamo finirlo qua il video e dici che non sono capace, basta. Non funziona così, Nicole. Cambia.
Molla il gas, molla il gas, Nicky, ferma, ferma, ferma. Ma tu sulla Vespa rimani lì appesa al gas. Ma non ha le marce la Vespa. Cazzo c'entra che non ha le marce? Devo cambiare, scusa, io facevo così, 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 così. Ok, ma quando ti dovevi fermare cosa facevi, così o così? Ti posso dire che fine faceva la Willy Machine, guarda, poi magari mi sbaglio. Chiedimi scusa. Chiedimi tu scusa che mi hai messo qui che non sono capace. Dovevo fare un po' di scuola guida. Ti stiamo facendo scuola guida, te la sta facendo la Daisy? Per la macchina ho fatto 30 guide. Se avessi dovuto fare guide per questa saremmo arrivati almeno a 65. Hai fatto davvero 30 guide? Sì, ma non è colpa mia. Era colpa della macchina. È colpa del Covid. Prosa quello dietro. Così devo fare. Ecco. Ma prova a toccare per terra, scusa. Così forse tocchi un po' troppo poco. È il tuo momento di gloria, hai capito? Hai capito? Dimmi sì con la testa. Vieni. Ritira la frizione, frena piano piano. Brava. Quando stai andando pianino, non usare solo l'acceleratore. La frizione ci devi giocare un po'. Esatto, come con la macchina. Va bene così, meglio. Tutto, 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 tutto. Brava! Basta, ora si è presa bene. Le viene istintivo mettere giù i piedi, che è giusto. Però con la Willy Machine non serve, raga. Hai visto come sei in seconda? Fatto? Prima, seconda e terza? No, seconda ferma. Allora. Secondo me se parto proprio da qui riesco a arrivare là in terza, poi inchiodo contro il furgone. Oh, piano, piano! Ferma, 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 ferma! È la cosa più terrorizzante che abbia mai fatto nella mia vita. Brava Nicky, brava. Ma guardate le mie lacrime. Togliere la Willy Machine oggi direttamente, onesto, mi spaventa un po'. Già mi hanno incolpato di aver fatto cadere mia sorella apposta un po' di anni fa. E non ho fatto apposta perché comunque mi scazza se la mia moto va per terra e se loro rischiano di farsi male. Quindi, dato che poverina lei è davvero bassina, vorrei evitare di fare danni e che lei si faccia male ovviamente. Arrivo in terza, finiamo il mio video e poi lei la prova. Vai, sali. No, devo portarla lì indietro prima. Dai, ma veramente devi portarla indietro così? Io non ho parole. Ok. Vai Daisy, vai Daisy! Beep, beep, beep. Recap, quindi cosa bisogna fare? Veloce. Tiri uno. Fuori, metti il piede, schiacci, ritiri dentro, schiacci la frizione, metti la prima, tiri l'acceleratore piano piano, piano con la frizione la devi mollare. Poi dopo mi si spegne sempre, quindi non ho ben capito cosa bisogna fare. Mamma mia! Poi se volete cambiare dovete mollare questo, fare così e andare. E poi mi ha detto ferma. Ho spiegato come si mette in seconda. Vai prima! Seconda! Terza, quella! Possiamo finire il video. Siamo arriviamo a 35.000. Facciamo io senza lei. 40.000. Io 40.000. No, 40.000. Allora 35.000 tu impenni. Senza. No, con la Willy Machine. Ok. Ma io sempre no. E invece se arriviamo a 40.000 tu impari a guidare senza Willy Machine. Ok. Magari non con il mio K. Per una volta spero che non ci arriveremo. Allora siamo sopravvissuti. Oltre al fatto che siamo sopravvissuti, siamo pezzati da far schifo. Ovviamente io ringrazio ancora Insta360 per aver sponsorizzato questo video. Trovate tutti i link in descrizione. Mi raccomando raga, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Ci vediamo in un prossimo video. Bella.